Storie del bosco antico. La farfalla. All'inizio la farfalla era un bruco piccolino, brutto e caliginoso, che, proprio a causa delle sue dimensioni, veniva continuamente calpestato, malmenato e spintonato da tutti. E quando avevano fame, pure beccato dagli uccelli. Un giorno che pioveva, uno di quei bruchini si tirò su per il tronco di un albero e andò a ripararsi dalla pioggia dentro il buco scavato dal picchio, il quale di lì a poco tornò tutto bagnato e affamato. Entrò nel foro che era la sua casa, vide il piccolo bruco che dormiva arricciato come un anellino e, tac, con una beccata se lo mangiò. Molti di quei bruchi caliginosi venivano mangiati anche perché cercavano scampo nei posti a loro meno propizi. Ad esempio, riparavano nei pollai o, peggio ancora, dentro i formicai. In mezzo a tutto quel brulicare, pensavano di essere al sicuro e protetti. Invece, le formiche se li mangiavano perché erano sempre scarse di cibo. Alcuni bruchini pensarono di avere trovato soluzione ai loro guai rampicandosi sui cespugli in cima ai quali improvvisamente erano apparsi grandi lenzuoli ricamati stesi al sole ad asciugare dalla rugiada. Là staremo bene, dissero. Nessuno potrà trovarci nascosti tra quelle trine. Ai ai ai! Mai scelta fu più sciagurata. Quegli splendidi lenzuoli altro non erano se non le nuovissime dimore che il cuculo aveva insegnato a fare i ragni, le ragnatele. Così i poveri bruchi erano caduti, come si suol dire, dalla padella nella brace. Intrappolati in quelle reti finissime e vischiose, molti finirono in pasto ai ragni che, sornioni, fingevano di dormire e invece li aspettavano al varco. Ma uno di quei bruchi si salvò perché aveva trovato nascondiglio sicuro dentro la casa abbandonata di una chiocciola. Ogni tanto usciva per mangiare qualcosa, ma poi tornava veloce nel suo riparo. Arrivò l'autunno, i boschi si incendiarono di colori, le foglie degli alberi avevano messo abiti variopinti prima di volare per il mondo. Il povero bruchino, un pomeriggio, uscì dal suo riparo in cerca di cibo. Siccome era ancora chiaro, temeva che gli uccelli lo beccassero, così chiese agli alberi di proteggerlo un poco. Allora gli alberi, d'accordo col signore, fecero cadere delle foglie colorate che s'attaccarono al corpo del povero bruco. Queste foglie si misero a tremolare e il bruco s'alzò in volo. Era nata la farfalla, che altro non è se non un piccolo bruco con ali di foglie d'autunno.